compagno, non so. E a fondo in avete incontrato la mia bella Lucrezia? Sì. L'avete vista? Sì. È bellissima. Io la vedo sempre come il primo giorno, quel giorno di giugno, infinitamente bella, un sole che giungeva a scaldare questo mio stanco e vecchio cuore. Sì, lo so, sono sposato, ma Maria è sempre stata così lontana e la ragion di Stato non è mai servita ad arginare questo mio animo irrequieto, quasi mai. Ho combattuto a lungo, ho conquistato terre, superato mille insidie, guadagnato amici influenti e inimicizie altrettanto importanti. Eppure, alla soglia dei miei 60 anni, ci voleva una donna per vincere del tutto quest'uomo d'arme. Tutto le diedi, perché dimenticasse la nostra condizione. E mi fece male la tristezza che corsi sul suo volto al ritorno dal viaggio a Roma. Sono passato alla storia come il magnate, ma la grandezza del mio animo dipende tutta dalla purezza del sentimento che lei seppe ispirarmi. Non voglio incontrarle punto di morte, perché non vedesse gli sparsi di questo mio corpo, perché nella sua memoria restassero le mie braccia forti che la cingevano con dolcezza, perché ricordasse il suono fiero della mia voce e non il rantolo di un moribondo. Ho amato Lucrezia e lo amo ancora. Sussulta il mio animo nel sentirla cantare e il mio cuore si nebbia nel vederla comparire. E tutto questo accade ora. Eccola, viene a donarmi ancora una volta la pienezza che solo la sua presenza sa generare. Eccola. Forse vorrà dirmi ancora qualcosa, ma fate presto. L'eternità per noi è troppo breve. Certamente più chiaro chi fui e quanto amai. Le strade di questa città vi avranno parlato di me e chissà, se ascoltate con attenzione vi parrà ancora di sentire la mia voce. Vi sarete fatti un'opinione su di me e non vi biasimo, ma tanto adesso non importa più. Tornata, sono ora tra le braccia del mio amato. In questa nuova vita io sono regina, regina d'amore, di un amore che dissero tanto meraviglioso. Sì, le lasciamo su.